La nostra cara All Gen ha parlato di Dragon's Dogma 2. Io un po' di sprazzi qui e lì l'ho spippolati, mi sono arrivate informazioni, molto ovviamente come al solito purtroppo caricate, perché vabbè, la gente ormai, quando soprattutto ci sono di sti gruppettoni, che sia Fraus, che sia Sinergo, che sia un Sabacur, sono io Tobi, ognuno oggigiorno insomma c'è un po' la cosa di sparare sulla Croce Rossa, perché deve sparare sulla Croce Rossa. Ho sentito anche delle robe di persone che hanno commentato sto video molto molto aspramente, ma molte volte non pensano che loro non sono, che ne so, un leech come me, che va magari a un evento solo per provare Dragon's Dogma e sa tutto quello che era magari sia Dragon's Dogma 2, che era soprattutto Dragon's Dogma 1. Cioè, queste sono persone che molte volte vanno magari a una fiera e giocano X cose e poi parlano di quelle X cose. Quindi ci sta anche un po' magari farsi sfuggire dei dettagli, non sapere delle cose, perché appunto non siamo lungimiranti, non sappiamo tutto di tutto. Sbagliato il termine, non è lungimirante, ma lasciate perdere perché comunque è tardi pure per me. Ma andiamo a vederlo, perché io questo effettivamente nel complesso non l'ho mai visto. Abbiamo provato Dragon's Dogma 2 allo stesso evento, tra l'altro. Sì, di esatto. Io la mattina. E non ci siamo confrontati, quindi sono molto curioso perché. Dimmi, carino. Ok, dimmi, parlami un po' di Dragon's Dogma 2. Sono molto curioso. Allora, tu hai giocato Dragon's Dogma 1? Sì, non l'ho finito, ma l'ho giocato. Ok, io l'ho giocato quando è uscito per PC, quindi nel 2016 con la Dark Horizon. Arisen. Sì. Allora, io l'ho adorato, no? Il primo Dragon's Dogma, però aveva dei problemi che adesso sono dei problemi. Nel 2016 non lo erano, però rigiocandolo adesso con l'annuncio di Dragon's Dogma 2, l'ho rigiocato un pochino. Cos'è? E ho detto merda, e non è del 2024, se non è di questa gene, neanche di quella prima, perché era per PlayStation 3, figurati. E allora ho detto, speriamo che queste cose Dragon's Dogma 2 le abbia limate. Il cazzo, hanno le ha esasperate e hanno detto, un tempo erano limiti, ora sono i nostri obiettivi. Sì, esatto. Ed è incredibile. Allora, una limatura c'è, perché adesso puoi crearti il fast travel. Però sì, devi decidere in che senso. Cioè, però ragazzi, non buttate. Allora facciamo che questo video sarà anche magari un po' commentato da un veterano di Dragon's Dogma 1. Questa cosa c'era anche su Dragon's Dogma 1. Avevi i telecristalli, soprattutto poi con il porting PC hanno messo la pietra infinita per teletrasportarti, ti puoi comprare i cristalli al negozio e compagnia. Ma credo che sto capendo dove stiamo andando a parare, mettiamola così, lo sto capendo. Cazzo di botte. Aspetta. E poi, perché sono molto interessato alla situazione. Vado a prendere l'acqua, arrivo. Nicola, per farti capire, una critica che è stata fatta a Dragon's Dogma da più o meno tutti quelli che hanno criticato il gioco, a cui è piaciuto, è che il fast travel è molto 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 limitato in un open world, ok? È molto limitato. Prima ha appena fatto un eufemismo. Perché dovrebbe essere un problema non avere il viaggio rapido? Questa è una roba su cui io sto d'accordo e in disaccordo, onestamente. Perché in Dragon's Dogma 1 questa roba c'aveva pure senso come roba. Perché il mondo di Dragon's Dogma 1, per quanto sì, ti dava dei premi mentre esploravi, ti diceva qua hai trovato la cesta, qua hai trovato il robo unico, la spada unica e tutto quanto. Effettivamente poi, alla decima volta che magari ti devi fare da Grand Soren alla torre del la luna, ti cacchi i coglioni. Però onestamente questa roba, se in Dragon's Dogma 2 è diventato tutto molto più interattivo, le mappe molto più pregne e tutto quanto, non lo vedo come un problema. Perché se io mentre vado in giro incontro quest, incontro punti di interesse, incontro mostri, incontro che ne so, che vedo un altro bivio, un passaggio segreto, un pertugio, mi vado a infilare là e diventa veramente esplorativo. Io capisco che magari stai a 7000 km dalla capitale, me dà il cazzo tornare a piedi, ma prima appunto sarà una cosa che durerà magari soltanto per la prima parte del gameplay, perché appunto è normale che all'inizio dell'open world, soprattutto in un gioco come Dragon's Dogma, che è un RPG sandbox, che questa è una cosa che molti tendono a dimenticare, è un RPG molto specifico, è molto molto specifico, però loro all'inizio vogliono che tu
cammini con le tue zampette che esplori, perché se fin dall'inizio tu cominci a teletrasportarti da punto A a punto B, diventa che poi non esplori un cazzo del mondo. Cioè dipende soltanto che tu, ok, ti sei teletrasportato a punto B per andare a fare altre cose e poi per teletrasportarti a casa. Cioè in un gioco come Dragon's Dogma il non avere il viaggio rapido è figo, perché ti spinge innanzitutto a cercare delle scorciatoie, a esplorare, ad accamparti molto molto più spesso, perché è una cosa che appunto sarà molto presente, perché in Dragon's Dogma 2 vita e stamina saranno delle cose che ti devi gestire bene, perché vanno a corrodersi mano a mano che tu vai. Tu non puoi farti un viaggio di 1000 chilometri combattendo mostri su mostri e avere sempre la salute full e la stamina full. No, te stancherai, te devi accampare tutto quanto. Capisco che per molte persone può essere un problema, però si torna molte volte anche a quel discorso del bisogna sbranarsi tutto. Cioè dipende come ti approcci, perché se ti approcci a questa cosa con il a me mi dà il cazzo di farmi magari ogni volta a piedi punto A punto B 1000 volte, posso anche capirlo, ma qua non è il caso. Cioè qua sarà che le prime volte ovviamente ti fai le stradine avanti e indietro a camminata, poi comincerai a sbloccare i primi cristalli del teletrasporto, le prime pietre del teletrasporto e cominci anche a poterti teletrasportare, anche perché ovviamente è sicuro le città principali come in Dragon's Dogma 1 ci avranno il mega cristallone messo magari da le pedine e tutto quanto. Molti si sono anche stupiti del prezzo che hanno le pietre del teletrasporto, che sono 10k, ma 10k in Dragon's Dogma sono il cazzo di niente. Cioè paradossalmente 10k tu li fai così easy peasy. Però siamo a 2 minuti e mezzo, se no sto cazzo di robo dura un'infinità, andiamo avanti. No, è limitato perché comunque tu puoi con dei cristalli, tu puoi posare un cristallo dove vuoi tu e poi potertici teletrasportare, però sono molto limitati questi cristalli e soprattutto all'inizio non ne hai, quindi tu devi andare a piedi camminando con la stamina che si toglie anche al di fuori del combattimento in giro per il mondo. Ed era una delle, infatti tutti hanno detto per l'amor di Dio. Ecco, questa per esempio è una cazzata, la cosa che mentre esplori la stamina magari ti si abbassa, ma è una di quelle caratteristiche che può piacere come non piacere. Cioè onestamente quando mi approccerò a Dragon's Dogma 2, cioè mentre vado in giro io non sto sempre a piottare come una, io starò a guardarmi un attimo attorno per capire un attimo l'ambiente, se c'è sta qualche segreto per esplorare e tutto quanto. Cioè io capisco che Elden Ring ti ha messo ormai il cavallo sotto al culo, che tu piotti come l'ha dannato tra i vari punti della mappa, però è anche vero che non c'ha senso viaggiare sempre piottando, appunto sempre per ritornare a quel fattore della stamina adesso si consuma, quindi immagino che ci saranno anche delle cose per viaggiare, per semplificarti i viaggi e tutto quanto. Io mettete il fast travel, no, ho il fast travel, ho comunque un modo per viaggiare un po' più facilmente in Dragon's Dogma 2, e loro hanno detto no no, è una scelta di design, no no, noi vogliamo che il mondo venga esplorato, e quindi esatto. Ok, è anche vero che adesso l'hanno riempito molto di più. Verissimo, il mondo è molto meno costantemente cose da vedere, da fare, da combattere, e combattere è proprio divertente. Però è un combattimento super eccentrico, perché devi entrare in un certo mood. Non esiste, se non è una skill specifica di classe, la schivata. Le botte le devi prendere o fare posizione corretta. E ogni classe è molto stupendamente diversa dalle altre. Ed è incredibilmente cruciale avere nel party le pedine, che sono i tuoi compagni, che sinergizzino con ciò che fai. E in quello hanno migliorato in maniera proprio esponenziale il loro funzionamento, perché ti fanno praticamente tutto un contesto di ricerca delle aree, ti dicono dove sono gli oggetti rari, ti fanno punti. Che tanto pure qua io ho sentito tantissime persone che dicono io voglio giocare da solo. E ho detto ok, puoi farlo. Ma ho sentito anche tantissime persone che schifano le pedine, ma non hanno capito che il sistema di gioco di Dragon's Dogma si struttura sulla pedina, si struttura sul crearti la pedina per farti un party decente. Cioè lì sti discorsi io onestamente ogni tanto non li capisco nemmeno, perché ti devi fare il party fatto bene, e ho capito, grazie al cazzo. Anche in D&D, se siete che cazzo ne so 4 maghi, tirate palle di fuoco a destra e sinistra, fate esplodere tutto quanto, ma se vi incontrate qualcosa antimagia o che è un toro vi carica, vi tira 2 colpi e vi sciotta, è gestione letteralmente del party, no? Mentre per il sistema di combattimento probabilmente questa la vedo molto, non dico come deformazione professionale di Sabaku, perché ho sentito delle cose che un po', non dico mi hanno fatto storcere il naso, ma mi hanno fatto pensare, perché se tu non hai la skill specifica non avrai una schivata, no? Cioè questa mi sa di cosa molto soulsiana, che tu puoi essere l'uomo armato di anello nero, quello per fare la ruota alla ninja, o puoi essere Havel, tu la schivata ce l'hai comunque.
comunque. Però vediamo. Montare i dungeon, ti avvisano dei nemici, in quello è divertente, è fatto veramente bene, ma allo stesso tempo è la versione fantasy di Red Dead Redemption 2, lato gameplay. In parte sì. In parte sì. È vero, sì. Sì, perché vuole essere... Allora, io non ho giocato Red Dead Redemption 2 perché dobbiamo portarlo in live. Non ho capito, che vuol dire, che cosa c'ha Red Dead Redemption 2 di gameplay? Che sono confuso. È un simulacro di una vita in un mondo fantastico. Cioè, se tu vedi che c'è una quest, la quest non ha il pointer diretto che ti dice vai lì e parla con Caio, vai lì e scopri questa informazione come cazzi tuoi, e vai lì, ed è in effetti enormemente fascinoso perché funziona, ti immerge tremendamente tanto. Ma anche lì, se vuoi la cosa pane pane vino al vino, non la trovi, eh? Cioè tu devi entrare a patti con il fatto che ti occuperà tempo, e se cominci a fare una partita a Dragon's Dogma 2, giochi Dragon's Dogma 2, non vai avanti in Dragon's Dogma 2. E infatti questa credo che sarà una cosa che bloccherà al cancello di entrata tantissime persone. Qua c'ha ragione, no? Infatti l'ha spiegato. Però questa sarà una cosa che bloccherà tante persone. Io ho il terrore che infatti proprio queste cose, per questa sua cosa da RPG sandbox, questo bloccherà tanto tanto le persone, perché purtroppo oggigiorno ci sta questa cosa del, come dissi anche in Dragon's Dogma 1 che fece un miliardo di clip, che purtroppo le persone vogliono sbranare tutto, vogliono la maggior parte delle volte che gli tieni la manina, che li porti per tutta la via, vogliono tutto subito, tutto rapido, tutto 1-2. E questa è una cosa che con Dragon's Dogma non si sposa per un cazzo, perché io me lo ricorderò per sempre che la stragrande maggioranza delle persone che hanno droppato Dragon's Dogma 1 l'hanno droppato quando sono usciti da Cassardis, cioè l'hanno droppato quando neanche hanno finito il prologo, e il prologo quando finisce, quando arrivi a Gran Soren. Cioè la gente non è riuscita neanche a dare un'ora e mezza a un gioco, che questa è una cosa che sinceramente mi dispiace, perché come dico spesso, tu devi anche un attimo dare qualcosa in input al gioco, devi anche un attimo capire come andare a braccetto col gioco, perché se tu stai là magari a palle girate, non dai nessun input, non cerchi un attimo di capirlo, non cerchi un attimo di andare a braccetto, il gioco non è che te può fa chissà che. E quello, io c'ho anche molto questa capacità di intrigarmi con tutto, perché cerco di capire come e cosa vuole offrirmi il gioco e cerco di andare a braccetto, mentre appunto le persone vogliono ingozzarsi e non gustarselo, cioè vogliono, come succede spesso anche per le serie TV che appena escono se le mangiano completamente, magari a due per, se vedono due serie TV o un film o anime su due schermi a due per. Questo sempre perché appunto devi stare sempre sul pezzo, devi fare il video, devi stare nella community, devi dire ah io l'ho giocato e compagnia, ed è una cosa che purtroppo ti fa perdere tantissimo del gioco, perché non te lo godi. Cioè io, come dissi anche per Baldur's Gate 3, me non me ne frega un cazzo che ci mettiamo sei mesi a giocarmelo, Baldur's Gate 3 è un gioco della madonna, me lo devo gustare, io voglio spippolare ogni singolo pelo del gioco, io voglio emozionarmi col gioco, perché sennò appunto diventa semplicemente il divorare tutto senza gustarselo, che è un peccato. Avrebbe quittato se non gli avessi detto di arrivare almeno alla capitale. Ma questa è una cosa che tu non hai idea, Elda, di quante volte o di quante persone a me mi arrivano su Instagram, su TikTok e compagnie, mi dicono bro guarda, io vedendo le tue clip e i tuoi piccoli tutorial, le robe, mi sono ripreso a scimmia, gli ho ridato un'occasione e sono andato avanti. Cioè dopo che ho visto i tuoi video sulle pedine, come me le spieghi, come si sviluppano e tutto quanto, mi è ripresa la passione e ci sono tornato. E io capisco anche che da una parte questa è colpa di Capcom, eh? Sta cosa continuerò a dirlo. Se tu fin dalla prima volta, invece di dirmi questa è la pedina che crei, stop, mi dici questa pedina crescerà con te, si svilupperà, si adatterà, diventerà sempre più umana, se tu mi fai una sorta di tutorial che mi fa capire, io magari ci vado anche a braccetto. Cioè tu non mi metti sto guscio vuoto appena spawnato che non sa fare un cazzo, mi dai un po' di input pure tu da compagnia. E questa capisco che purtroppo è una cosa dell'RPG sandbox. Qual che vuol dire RPG sandbox? Che vuol dire sandbox? Sandbox è tipo Minecraft, è un mondo dove tu vieni lanciato cazzi tua, come tu devi esplorare, devi capire, devi spippolare, devi sperimentare combo, combinazioni e il dire ah magari è questa cosa qui, magari è quest'altra cosa qui. E questa purtroppo era una visione di RPG che con Dragon's Dogma 1 non si poteva fare. Ma perché non si poteva fare? Perché la PlayStation 3 comunque era la PlayStation 3 per le cose che volevano offrire, no? E io spero che in Dragon's Dogma 2 le vedremo ste robe, perché
è figa come idea, è molto figa, però appunto ho paura che si perdano molte persone al cancello d'entrata perché vedono ste cose che fanno storce facilmente il gamer medio odierno. Molto diverse. Questo è un'arma a doppio taglio, cioè dal mio punto di vista interessante, però, ecco. Esatto, hai proprio le palle infinite. Cioè io rispetto, indipendentemente da quante persone potrà allontanare, sono sicuro che non saranno poche. Perché dalle famiglie, intendi? guarda. Entrambi. Sì, esatto. Secondo me sì, perché Dragon's Dogma 2 mi sembra il classico videogioco talmente impattante a livello estetico, visivo e di fascino che vende tanto ma viene finito poco. Io ne sono rimasto completamente immerso e innamorato, ma mi sono anche reso immediatamente conto di quanto fosse davvero difficile da tradurre. È vero che ci hanno dato un salvataggio avanzato, ma anche solo aprire i menu e dire ok, devo fare questa quest. Io, 30 anni, noi, 30 anni di esperienza nel gioco. Ok, cerchiamo di capire. No, 8 minuti dopo, no? Vi do una chicca che Michele ha anticipato. Allora, io onestamente sì e no, perché io mi ricordo i tempi di Dark Souls 1, ma in realtà tanti altri RPG che sono molto molto più confusi. Però capisco quello che vuole intendere, mettiamola così. Delle pedine. Per chi non ha giocato a Dragon's Dogma, tu quando crei il tuo personaggio, crei obbligatoriamente anche la tua pedina, che è un companion, diciamola così senza spiegare a livello di trama il casino che è. È un il tuo companion, tu lo crei da zero, poi gli gestisci il suo equipaggiamento, ma finisce lì, è abbastanza autonomo, ok? E poi puoi assoldarne altre due di pedine, fino a un massimo di un party da quattro, ma volendo puoi stare anche solo in due, non è un problema. Allora, io spero che adesso lo dica, però sempre per molto tutorial, no, la creazione della pedina non è semplicemente fargli l'estetica, equipaggiarlo, cazzi suoi. La pedina, per chiunque vuole approcciarsi a Dragon's Dogma, è un'entità che si adatta completamente al vostro stile di gioco. Vi vede fare delle cose molto frequentemente, le impara. Vi vede che siete un tipo che spippola molto nelle casse, che esplora, che va in avanscoperta e compagnia, impara a fare quella cosa, diventerà in quel modo. Vi vede che andate sempre a picchiare quello più grosso, imparerà che deve menare sempre prima il più grosso. Quindi voi potete gestirvi un po' la creazione della pedina, no? Se voi siete un mago e magari avete come pedina un guerriero, lei si accorgerà che vi mirano sempre tutti quanti, che vi stanno a mazzolare, che tu magari punti sempre prima il più grosso. La pedina che cosa imparerà? Imparerà o devo aggrarmi tutti i vizi per tenerli lontano dal mio maestro, e poi mi devo aggrare soprattutto e devo andare a fare scornate con quello grosso. Cioè c'ha un sistema, una gestione, uno sviluppo dell'IA la pedina, che io spero e sicuramente in Dragon's Dogma 2 sarà migliorata, ma non è banalmente la crei, l'equipaggi, fine. È una roba che soprattutto per l'epoca in cui uscì in Dragon's Dogma 1 era devastante. Era devastante il una pedina appena nata, che appunto è un guscio vuoto, che piano piano va a diventare umano. Tu gli fai vedere un mostro per la prima volta, quella sta lì che non capisce un cazzo, e ci sono le clip sul mio TikTok, sta lì che non capisce un cazzo, tu colpisci il punto debole, lei fa ah cazzo quello è il punto debole, e immediatamente comincia a colpire il punto debole. Il lei che viene evocata da un altro Arisen, incontra dei goblin e capisce ah cazzo i goblin sono vulnerabili al fuoco, quando torna te lo dirà, quindi se sei un giocatore nuovo hai l'informazione, e soprattutto lei ha imparato quella cosa. È pieno di queste robe, ma anche una figata del tu hai in parte la tua pedina che è un guerriero. Io consiglio sempre assoldate un'altra pedina di un altro giocatore guerriero. Perché? Perché lei vedrà quest'altra pedina della sua stessa vocazione slash classe e imparerà come si deve comportare. Però appunto metto il puntino, magari adesso lo spiega, è stato giusto per puntualizzare, perché io il discorso pedina l'ho visto fin troppo ignorato, quando la pedina è un elemento, non dico centrale, ma quasi del gameplay. È letteralmente il tuo bambino che tu ti cresci, che tu ti sviluppi, e che se lo sviluppi bene diventa un toro, diventa la tua ombra, diventa il tuo protettore, diventa il protettore delle altre pedine, diventa il tuo guaritore, può diventare qualsiasi roba. Chi si è visto la serie su Dragon's Dogma 1 l'ha visto. Oga era la mia ombra, mi faceva dei follow up che erano inumani. Ma andiamo avanti. È obbligatoria la tua pedina perché di trama è così. Per farvi capire, in Dragon's Dogma 1 le pedine parlano tantissimo, anche durante i combattimenti, frasi di circostanza, ma ti aiutavano anche a trovare e a raccogliere cose. Cioè le pedine sono autonome, raccolgono gli oggetti, tu glieli puoi andare a prendere dall'inventario, ti dicono guarda qua c'è una robina, guarda qua c'è un'altra robina. In Dragon's Dogma 2 hanno preso questo concetto e l'hanno fatto esplodere in un modo incredibile. Questo anche nel primo, La tua pedina, quando tu non stai più giocando,
può essere assoldata da altri giocatori se giocano online. Le pedine che tu trovi se sei online sono quelle di altri giocatori. Che se la tua pedina viene presa e va a fare una quest con questo giocatore che tu non hai fatto, quando lei torna e tu fai quella quest, la tua pedina sa delle informazioni che tu non sai, perché, e te lo dice, ti dice: io sono andato a fare questa quest da un'altra parte, vuoi che ti dia consigli? Io sono già passato da questa strada, so dov'è, perché con l'altro giocatore ha trovato un baule nascosto, e te lo dice, ti dice: so dov'è il baule, vuoi seguire? Sai qual è la cosa che dovrebbe in realtà far venire la pelle d'oca alle persone? È che questa cosa in versione più piccola stava anche in Dragon's Dogma 1, in versione molto probabilmente più acerba, ma era in Dragon's Dogma 1 pure. Il là sopra c'è qualcosa di interessante, so dove andare, con chi andare a parlare. Questa era una cosa che è una figata. E infatti, per questo dico, mi dispiace che non si parla così tanto delle pedine, perché a livello di community sarà una figata, eh. Cioè, questa roba, crearsi le piccole community, piccoli giri e compagnia, è una figata assurda. Io non vedo l'ora di giocare magari a Dragon's Dogma 2 con voi anche in live, che magari mi porto le vostre pedine. È bella come roba, perché poi ti da tanti pro questa roba, e qui però ci sta anche la questione della malattia del drago, che vediamo come si sviluppa. Wyrmi, che te lo faccio andare a vedere e tu puoi decidere se farlo o no. Hanno fatto questo, hanno ampliato il concetto delle pedine in un modo incredibile, però se corri al di fuori del combattimento la stamina si toglie, e quindi io vedevo gli schermi degli altri giornalisti, cioè raga, erano tutti così col personaggio. Però vedi, questa è quella solita cosa che continuo a dire. Io la capisco sta cosa, è la cazzata il correre al di fuori del combattimento, perché non mi fai, cioè fammi, ok sì che si corrode la stamina, quindi che mi stanco, ma non me la far scendere. Però c'è proprio lo sbaglio quasi a monte, cioè tu in Dragon's Dogma non c'ha senso che stai costantemente a piottare. Io capisco che là dici, vabbè, sono quelle cose dove devi spippolare, hai del tempo limitato e compagnia, quindi per vedere roba corri a destra e sinistra per fare più robe possibili, però non è quello il concetto. Poi per carità, puoi anche giocartelo in quel modo, soprattutto quando sai dove devi andare, quindi che piotti come una dannata e compagnia, ma il concetto di Dragon's Dogma è quello di spippolare in giro, di stare sempre a controllare, di farsi, non dico la mappa palmo palmo, ma quasi sempre col fiatone, perché perché in questo enorme open world senza teletrasporti la stamina va giù anche al di fuori del combattimento. Se questo ha i dialoghi lontanamente lontanamente vicino, eccolo, a Baldur's Gate, è un problema. Io come al solito su ste frasi spero che stia, vabbè che in realtà Nicola gli stanno totalmente sul cazzo, quindi per carità, de gustibus sono sacrosanti, però ogni volta che sento ste robe di Baldur's Gate che c'ha uno di sistemi di dialoghi e di alberi dei dialoghi, delle scelte che probabilmente caga in testa a tutto, è devastante, mi fa sempre un po' perdere la fede nell'umanità. Se invece stiamo parlando di cose proprio opposte, a posto sta tranquillo, opposte è una cosa che abbandonerò. Opposte in cosa? La quantità? Nei dialoghi? No. Qui lo sto contento, guarda, mi sta a dire, perché ci sono tante cose che mi piacciono, ma se il dialogo non si avvicina a quella deriva là, sono tranquillo che lo posso mollare. Probabilmente hanno fatto molto simile Dragon's Dogma 1 a livello dei dialoghi. C'hai il personaggio molto silenzioso, c'hai due tre scelte, poi vediamo anche, perché pure là magari hanno sviluppato qualche cosa. Cioè, da una parte spero che ci sia anche, non dico Baldur's Gate 3, ma il minimo di gioco di ruolo. Soprattutto se c'è sta cosa delle due nazioni, le scelte, magari finali multipli e compagnia, no? Con Baldur's Gate ho avuto dei seri problemi e questo potrebbe causarmene altri, quindi se il dialogo non è quella roba là, sono felice. Scusate ragazzi, posso fare una domanda io, perché adesso qua si sta parlando di dialoghi, dei minion che vanno in giro, imparano le cose, tutto molto bello, molto carino, ma io prima ho sentito dire che epiteto avete usato, il combattimento è sbarazzino, il combattimento è australiano. Che cazzo avete detto prima? Michele l'ha detto. Che hai detto? Il combattimento è infingardo, che hai detto? Non ricordo cosa ho detto. No, era un po' eccentrico. Che intendevi? Intendo dire che il combattimento è molto legato alle skill che utilizzi, ma non in una forma di
RPG alla Dragon Age Inquisition. Tu hai un vero action RPG, il quale però è molto, molto poco, tra virgolette, fluido. Ti muovi liberamente, hai un enorme peso però. Tu non sei, salvo una classe veloce, un personaggio che nei Souls, che magari molti conoscono e possono fare un parallelo più veloce, anche se sei un mattone, comunque sei comunque la salamandra che si muove con il fat roll. Qui invece devi accettare il fatto che non ci sono gli invincibility frames, non puoi schivare un attacco alla cieca e dire l'ho schivato in tempismo. Non esiste il tempismo, esiste il pensiero di alzo lo scudo, ho uno scudo, uso l'abilità che mi fa saltare in automatico per schivare l'attacco, oppure prendo il danno, perché prendere il danno in Dragon's Dogma è una cosa molto poco grave. Prendere danni è una cosa che fai continuamente. Prendere danni in Dragon's Dogma 2 in realtà è diventata, secondo me, una cosa che devi stare attento. Cioè, da quando hanno raccontato sta roba dell'energia, della vita, che effettivamente se va a corrode puoi curarti fino a un tot con le pozze e tutto quanto, adesso in realtà penso sia diventato molto più cauto nello sceglierti i combattimenti. L'unico fatto appunto è che qua mi continua sempre a tornare quella roba di, tra virgolettoni, deformazione professionale, no? Perché i Souls, per esempio, non hanno delle vere e proprie classi. Cioè, tu scegli all'inizio il ladro, ma magari poi puoi diventare tutt'altro. Mentre in Dragon's Dogma bisogna entrare nell'ottica del io, che vocazione ho scelto? Qual è il mio core? Ho preso un distruttore? Io non sono fatto per parare e per tankare. Sì, posso anche tankare, ma io devo fare danni. Io devo fare devastazione nel campo di battaglia. Ho preso un guerriero? Non avrò magari all'inizio soprattutto molte manovre evasive, quindi fendenti in scarto e compagnia, ma ho lo scudo. L'avere lo scudo in un gioco come Dragon's Dogma non è banale, perché sei l'unica vocazione che ce l'ha. In Dragon's Dogma 1 tu, con la giusta quantità di stamina e il giusto potenziamento sullo scudo, tu puoi abbattere Grigori. Se Grigori ti carica, tu gli fai un parry. Infatti strano che non abbia nominato i parry, visto che è Sabaku. Tu fai un parry a Grigori, Grigori sta per terra steso. Ti assalta una chimera, parry, la stanni, cade per terra. C'è un ciclope che ti tiene una botta, parry, se stanne puoi approfittarne. Devi capire che cosa sa fare la tua classe, e lì si torna anche al discorso di prima del farti un party, cioè fare una buona gestione del party, avere il tank, avere il support, avere il DPS e compagnia. Quindi tocca ovviamente entrare nell'ottica, perché un mago dovrà stare molto più attento, molto più chill, molto più un attimo guardingo, perché se lo toccano lo distruggono, ma lui tira la roba forte, power up. Dall'altra parte invece c'hai classi come il ladro, che sono, con schivate, doppi salti e in generale la propria agilità, delle macchine d'assalto, perché possono entrare, fa danni e dasse. Però perdonatemi, perché voglio anche fare un attimo capire che cosa sarà Dragon's Dogma 2 da parte di una persona che si è vissuto tanto il primo, e che anzi sta facendo anche in questo momento video di approfondimento a livello tecnico proprio di gameplay. Quindi sentirmi queste cose un po' mi fa storcere il naso, ma dall'altra parte, come ho detto, capisco, perché appunto queste non sono, cioè Sabaku non è il fan sfegatato di Dragon's Dogma, è un tizio che l'ha provato lì e che ne sta parlando e basta. Quindi l'accanimento è inutile. Potevano usare lanciere magico e l'Archer Mago durante la prova, forse non li nomina per questo, vediamo. Perché tra l'altro vedi pure lì l'Archer Mago, che tutti si aspettano qualcosa come nel primo, sì, ma secondo me sarà anche molto da support. Il lanciere magico invece c'ha una tremenda agilità, il fatto di potersi teletrasportare, mobility, e c'ha di per sé anche utility. Il poterti teletrasportare sulla groppa di un grifone che vola, tu gli infili la lancia in testa, quello abbatte, arrivano le tue pedine a menarie, è tanta roba. Perché la schivata non fa parte del combat system, salvo che sia una skill esterna, proprio alla, no, meglio, interna alla classe, ma non universale. Quindi andare in mischia, prendere botte, dare botte, fa parte dell'esperienza. Quindi bisogna avere la proprio fermezza mentale di dire: ho questa classe, fa queste combo, le faccio, anche se sembra di star fallendo. Non stai fallendo. Il combattimento è molto premiante del non aver paura di combattere. Hai un arciere, probabilmente non prenderai quasi mai danni, perché gli arcieri in questo gioco, le classi non hanno risorse che si consumano, non è Diablo e non è appunto una sequenza di consumabili. Le frecce sono infinite, le abilità magiche sono infinite, le cose che fai hanno alcuni consumi se sono particolarmente potenti, ma di base hai molte cose libere.
è solo strategia di quando farlo, perché altrimenti sarebbe appesantito, soprattutto nell'open world. Quindi è eccentrico perché devi abituarti al fatto che ha una sua caratteristica unica, è diverso dagli altri, ha un suo carattere, una sua identità, e una volta che ci entri dentro ti senti molto più a tuo agio, mentre prima tante cose non le fai perché dici no, questa cosa magari non posso farla subito dopo, no, c'è un cooldown tra una mossa e l'altra, ma è molto veloce. E di questa però è una bella roba che ha detto, e spero che molte persone magari l'hanno assimilata, cioè c'è il devi entrare nel mood, cioè se tu entri, come hanno detto molte persone, a Elden Ring, se tu entri con quel mood all'interno di Dragon's Dogma non farai niente, perché Dragon's Dogma ha un sistema di combattimento tremendamente frenetico e di botta e risposta, cioè stai in mezzo a un fight con 10 lupi che ti girano attorno, il ciclope, arriva il grifone, no, ste cose così, e quindi è molto quasi una brawl, ma puoi spammare di tutto e di più. Però appunto questo si dona anche a quel fatto di sempre, non dico tanto di Sabaku, ma del gaming un po' in generale, che è la deformazione dei souls, dove tutti quanti sono abituati a avere la balestra con i dardi contati, è il mana e qua e là, e quindi hanno un modo di approcciarsi alle cose che non dico che è sbagliato, ma che ti fa carburare male, perché poi là si dovrebbe anche un attimo cominciare a parlare di due tipologie di RPG che hanno delle strutture differenti, perché Dark Souls per esempio, i Souls hanno il co-op e il PvP, che è una roba totalmente differente da un sistema di gioco che è totalmente PvE. Per questo in Dragon's Dogma abbiamo la magia che è bellissima, scenografica, potentissima, ora l'hanno anche fluidificata nel 2 tutto quanto. Per questo tu c'hai sti perri che tirano giù le chimere, c'hai degli attacchi che fanno boh dei terremoti, dei masse e tutto quanto. Perché? Perché c'è ovviamente un bilanciamento totalmente differente dal ok, potrebbe invadere un altro giocatore, sai che bordello se c'hai frecce dell'anima infinite e fai del caos della madonna nel fight. Però io avevo sentito che Sabaku avesse sparato chissà quali cose a zero, io in sto video non mi sembra, mi sembrano semplicemente appunto dei commenti di una persona che è andata lì a vedere qualcosa e sta un attimo a riportare, perché sicuramente qualcuno qua avrà rotto pure i coglioni su le frecce, no in realtà ci stanno quelle finite, ok ragazzi, ma immagino che non la provano, gli avranno dato le frecce pietrificanti, quelle cazzate così, no, sta parlando in generis. Puoi spammare gli attacchi senza sentirti in errore o di fare un abuso, non è un exploit, anzi molti attacchi ti permettono di agganciarti alla carne dell'avversario per scalarlo e trovare il punto debole, come l'occhio del ciclope, l'ala del grifone, cioè è molto viscerale, è molto ferino il combattimento. Poi ci sono i maghi, e i maghi sono palla di fuoco anche qua, eh. I maghi, tra l'altro, spezzo una lancia a favore dei maghi, che secondo me Dragon's Dogma a livelli alti ovviamente ha uno dei sistemi di combattimento di magia più belli in assoluto. È molto statico purtroppo, perché tutte le magie tu le devi caricare, quindi hai il cerchietto che si carica al massimo la magia e quando lampeggia la tiri, però tu puoi, cioè parti dal tirare pallette di fuoco all'evocare questo in Dragon's Dogma 1, ma ipotizzo anche nel 2, evocare enormi tornadi che proprio in mezzo all'open world che risucchiano tutti i nemici e li portano via, capito? E io spero che infatti qua abbiano migliorato tanto la situazione, perché avevano fatto vedere Galvanize e tante altre skill che hanno creato quella sorta di loop all'interno del gameplay degli incantatori, in questo caso credo del mago, perché non so se pure le altre classi magiche ce l'hanno, dell'utilizzare parte della tua stamina per velocizzare l'incantamento, per fare delle botte consecutive, tipo magari sto buttando un levi in un fulmine davanti a me, io spammo per farne cadere tanti. Tocca vedere, perché secondo me le classi magiche l'hanno sempre mostrate ai livelli iniziali probabilmente, e io spero che abbiano schivate magiche, mobility e quant'altro. Era lo stregone, ok, perché mi ricordavo che c'era qualcuno con lo scettro che c'aveva qualche roba particolare, però giustamente lo stregone tira più fulmine perché deve far male. Arrivare a fare quelle cose, meteore enormi che cadono tutto in tempo reale, non è un'abilità che ha una cinematic, capito? Tu sei lì in tempo reale che stai caricando, ed è molto molto figo, e spero, credo l'abbiano tenuto, visto quanto era spettacolare utilizzare questi due personaggi. E noi abbiamo utilizzato il Mystic Knight e l'arciere mago. Il Mystic Knight era molto dinamico, avevi molte abilità che ti teletrasportavano in alto e scendevi giù con la lancia, facevi un sacco di cose di movimento. L'arciere aveva questo mirino enorme e stavi lì mezz'ora a caricare tutte le rune, perché più cari-
caricavi più rune si riempivano e poi lasciavi e succedeva il finimondo, però era molto statico perché devi stare fermo a caricare le cose. Quindi ogni classe ha la sua caratteristica, cioè non è solo attacco con la spada e poi tiro le frecce, no no, ogni esatto. classe ha un modo di giocare, un gameplay completamente unico. E qua hanno aggiunto l'arciere arcano, l'arciere che ha frecce. Vabbè, vedi, immagino che la gente avrà rotto i coglioni questa cosa che ha detto, perché vabbè. Però vedi, questa è una cosa che sembra una cazzata, ma deve entrare tanto nella testa delle persone, Dio Cristo. Deve entrare il fatto che scegliere una vocazione ha delle implicazioni. Ti ho visto gente su Dragon's Dogma 1 che diceva il distruttore c'ha poche robe evasive. Ma il distruttore c'ha delle capacità uniche per diventare più inarrestabile, per resistere mentre carica gli attacchi, che gli aumentano le difese, che non lo fanno stannare. Lui se deve far colpi, lui non deve scappare dal colpo, ce l'ha pure lui una cazzo di roba evasiva per fare dei counter, ok, ma non è quello il suo ruolo. Il suo ruolo è prendersi la legnata mentre ti risponde, Dio Cristo. Cioè tu devi anche un attimo capire cosa stai andando a giocare. Per questo io faccio sempre la cosa del guerriero, che tutti pensano che sia dell'attacco. Il guerriero no, l'arma del guerriero, la peculiarità del guerriero è lo scudo, è il fare un parry che ti ribalta una chimera. Frecce magiche, e queste frecce magiche possono essere homing a ricerca, possono essere un ricochet che era anche presente nel primo, mi hanno detto che ancora non l'avevo mai vista, che rimbalza fra le pareti di una grotta facendo enorme danno in un secondo, ha la freccia esplosiva che puoi guidare magicamente tu col controller, ma non è che la usi, fai adesso per le prossime 40 battaglie non posso usarla perché devo trovarla in uno scrigno, no, è una skill, lo fai quando vuoi. E la cosa fighissima, questa è veramente bellina, le abilità di combattimento le puoi usare ovviamente, non è così ovvio, ma spesso, cioè a volte non succede, qua puoi usarle anche fuori dal combattimento, quindi se fanno certi scatti o certi teletrasporti in combat li puoi usare per fare traversing della mappa. Cioè tu hai un affondo della lancia, okay, lo puoi usare tra una collina e l'altra per fare il salto, e questo è molto figo. Però è lento, ragazzi, è un gioco lento, è forse il gioco più lento che ho giocato negli ultimi anni. È lento, lento, pesante, proprio tanto lento. Ah beh, ok, sta di a livello esplorativo e di avanzamento di trama, che a livello di gameplay un cazzo. Allora, da una parte capisco perché tante persone hanno fatto un po' i puntigliosi, perché molte volte mettono delle cose che ti fanno pensare altro, cioè ti fanno pensare tipo no, lui sta dicendo che il gameplay è lento. No, credo che stiano intendendo che appunto è un gioco che ti devi spolpare piano piano, cioè che se ti dicono vai a fare la quest nelle montagne trova questa cosa, non c'è l'indicatore, non c'è come succedeva in Dragon's Dogma 1, perché in Dragon's Dogma 1 il forgiato dal drago non è che ci avevi un puntino, forgiato dal drago tu trovavi pezzetti di lore, tavolette, cose, non mi ricordo se a un certo punto proprio te lo puntavano, ma non mi pare. E tu esplorando vedevi sta gigantesca montagna che c'aveva il fianco della montagna con una figura di un uomo armato con la cicatrice della Risen sul petto, andavi a esplorare e dicevi ah cazzo sta là. Cioè è quel tipo di gioco dove tu spippoli, esplori, capisci come affrontare i nemici, come muoverti all'interno della mappa, se magari c'è una zona nascosta, una zona inaccessibile, magari c'è qualche inciucio a livello di vocazione che devi fare, tutto quanto, no? Soprattutto adesso che hanno messo il fatto che tu puoi cambiare vocazione e la vocazione avrà il suo livello, cioè io se passo a guerriero ristarto magari dall'1, però appunto non c'è sta sto squilibrio di statistiche e tutto quanto, ci vedo il ah qua magari mi serve utilizzare il ladro, oppure mi serve utilizzare il mago perché c'ha la levitazione. Tanta roba. Ho chiesto anche a Sony Leak cosa ne pensi. Ne pensi del fattore no multiplayer o nella possibilità di poter cambiare le pedine con gli amici in real time? Non ci sarà e mai lo faranno. Vorrei solo sapere cosa ne pensi, spero si capisca la domanda. Allora, per quanto riguarda il coop, quello è una cosa che mi ha fatto sempre rodere nell'anima, ma che da una parte l'ho capito. Cioè, è proprio che loro vogliono fare quel sandbox RPG. Cioè, vogliono fare, ok, tu stai lì dentro, ti diverti, ti fai i cazzi tuoi, ma dall'altra parte non vedo con così tanta difficoltà un possibile Dragon's Dogma 2 o una possibile modalità online che aggiungeranno dopo, ma anche per farlo magari a livello di lore che ti mettono una sorta di Nero Abisso 2 dove vengono attirati gli Arisen e quindi puoi giocare con gli alleati e compagnia, dopo che è uscito GTA Online e Red Dead Redemption Online, dopo che hanno fatto i mod di Skyrim per giocartelo online, può uscire tutto. Tutto, non è solo un action dove ti dice vabbè esatto, faccio una quest, No, va vissuto, che dipende che tipo di videogiocatore esatto, sei, quanto tempo hai, potrebbe essere il sogno mai realizzato fino ad oggi che finalmente esatto, arriva, oppure il
piuttosto mi sparo, sì. Esattamente, esattamente. Dipende da voi. Ma ripeto, Dragon's Dogma 2 se perderà, se non si gestiscono bene l'inizio gioco, se perde tante persone. Cioè, se non creano, non dico un accompagno perché non è quello, un farmi capire io il perché magari devo fare delle cose o perché è strutturato in quel modo, si va a perdere le persone. Cioè, se non mi spiegano il perché le pedine sono quel che sono, anche in formato mini, non mi spiegano il fatto che vogliono che io esplori all'inizio, che non ci stanno chissà il teletrasporto ovunque, tutto quanto, se perdono tante persone. Col fatto che oggigiorno le persone sbranano tanto, sono dei cazzo di piragna, che esce veramente l'aggiornamento di un MMO, dopo 6 ore ci stanno già le wiki piene, esce una cazzo di serie TV, se la so già mangiata, ne stanno già a parlare online, se stanno a fare gli spoiler, non è uscito neanche un gioco, già se ci stanno i video dei finali su internet. Purtroppo ormai qualsiasi ambiente è diventato così, e se non se lo gestiscono bene è greve. Però ha del potenziale veramente potentissimo Dragon's Dogma 2. Cioè, Dragon's Dogma 2 potrebbe riportare in auge quella cosa dell'RPG sandbox che ormai è perduta, perché per quello, questa è una cosa che non ci pensano tante persone, ma perché Dragon's Dogma 1 piaceva così tanto? Perché era un sandbox, cioè era un posto dove tu potevi fare tra virgolettoni il cazzo che volevi, esploravi, capivi, entravi nelle meccaniche nascoste, cominciavi a spippolare e creavi delle cose veramente fighe. Quindi ho paura di quello che potrebbe essere Dragon's Dogma 2, dove adesso hanno finalmente la potenza di calcolo, hanno delle cose che gli permettono di fare quello che vogliono fare e ci hanno speso tanti anni dietro, perché Dragon's Dogma 2 doveva nascere anche molto prima. Ma da una parte sono contento che sia nato soltanto adesso, perché abbiamo re-engine e tante tante cose, fondi, perché doveva essere già all'epoca di Devil May Cry 5, gli hanno detto: oh, vuoi fare Dragon's Dogma 2 o Devil May Cry 5? Devil May Cry, se parte male viene doggiato, ma verrà doggiato da tante persone, eh? Ma già allora ci sarebbe anche il discorso a parlare su console, che tantissime persone si stanno scannando per la questione 30 fps, ma quello è un discorso molto spinoso, tanto perché da una parte mi fa strano che una compagnia giapponese non riesca a ottimizzare su console, o che non gli sia venuto in mente il mettere addirittura una modalità prestazioni. Tu vuoi 60 frame, prestazioni, VRTX, ambient occlusion e tutto quanto. Dall'altra parte io alle persone gli dico anche di essere un po' realisti, perché tu non puoi voler pagare una console 500-600 euro quanto costa e farci girare sopra quella roba, soprattutto quando sono dei prodotti ad alto utilizzo di CPU, che è il tallone d'Achille delle console, del bottleneck delle console. Come ho parlato anche l'altro giorno, voi immaginate questo ambiente non controllato, non è Resident Evil 4 Remake dove hai Leon che massimo spara e tira una granata, tu hai sto ambiente 3D dinamico con N mostri, N pedine, entità. Quindi c'hai paradossalmente 4 maghi che tirano i fulmini, le palle di fuoco, ci stanno magari pioggia, ruscelli, riflessi, ombre, nebbie dinamiche, effetti, ambient occlusion. Tutto questo col ray tracing sopra, la console esplode. 30 fps sono veramente pochi, giocabili, ma si parla di tollerabili nel 2008. Ma dipende più che altro come vengono fatti questi 30 fps, perché su tanti tanti giochi girano a 30 fps. Cioè il player da console, il player tipo da console, poi lasciamo perdere le teste di minchia che dicono che vogliono giocare in 4K a 120 frame, perché quelli, a meno che fosse un cazzo di gioco fatto ad hoc per la console, tipo che ne so, un God of War o qualche, non c'ha senso. No, no, con 600 euro no. Dipende come vengono gestiti, perché 30 fps belli netti su console, soprattutto con un gioco di quel tipo, perché poi dipende anche dal gioco, perché ovvio che se tu ti vai a giocare un FPS a 30 fps sbratti, però un gioco come quello secondo me ci potrebbe stare. Io onestamente, finché non metto mani, finché non metto cose e compagnie, chiudo un po' la bocca, però vedo veramente tanto acido. Da una parte che capisco, perché bastava mettere appunto magari una modalità prestazioni, ma d'altra parte ci stanno persone che non sanno molte volte niente di quell'ambiente, non mangiucchiano in quella roba e buttano acido perché sì, quando tantissime robe su PlayStation 5 giravano a 30, cioè questo per quello che butta a livello grafico, cioè mi sembra anche un miracolo, perché ho visto tantissime persone che dicono: ah, grafica di merda, magari se sono visti i video a 24 frame dei giornalisti, no? Però se ne perderanno tanti per fine discorso.
se ne perderanno tanti al cancellone, però spero nei content creator, perché è quello che lo salverà Dragon's Dogma 2. Saranno i content creator che si metteranno a fare i video edit e le clip, a mostrare roba avanzata e compagnia, ed è quello che fa venire la bavetta, perché purtroppo oggigiorno il player medio devi anche fregarlo, devi baitarlo nel gioco del tuo gioco, non puoi fargli capire semplicemente di che cazzo si tratta e magari quello lo va a scoprire, perché sembra brutto a dirsi, ma il player medio oggigiorno è pigro sotto quel punto di vista, vuole che tu gli porti la manina e vuole tutto subito.